una mano interessante che vuole riprovare a giocare perché non l'ha capita, perché gli sembrava, me lo dica, lo metto al tavolo e glielo faccio giocare. Allora, buona lezione, Carlo, è tutto a posto. Ok, va Ok. bene. Allora, vediamo un po' le mani di questa sera. Mano numero 1, Nord dichiara passo, Est dichiara passo e Sud apre un senza. Passo, Nord dichiara due quadri, transfer per le cuori. Est dichiara passo, Sud dichiara due cuori, passo e Nord descrive la sua mano dichiarando tre senza, che praticamente lascia al compagno decidere se vuol giocare tre senza oppure quattro cuori. Ora qui si è spaccata praticamente in due parti la sala. Alcuni hanno preferito giocare tre senza e altri hanno preferito giocare quattro cuori. E vediamo che cosa succede. Le vediamo tutte e due, perché è questo il problema di questa mano. Allora, supponiamo che qualcuno decida di giocare tre senza. Anzi, facciamo così. Prima giochiamo quattro cuori. Allora, perché la maggior parte ha giocato quattro cuori. E allora, a quattro cuori l'attacco probabile è fante di quadri e questa è la situazione. Adesso il dichiarante sa che paga due prese di fiori, asso re di fiori e l'asso di cuori come minimo. Ora, il problema di questa mano è come va giocata giocando quattro cuori. Non bisogna assolutamente toccare le fiori perché si corre il rischio di pagarne tre. Noi ne pagheremo soltanto due perché abbiamo la possibilità di scartare una perdente di fiori sulla donna di picche, se guardate bene. Ma adesso c'è il problema dell'atù. Non bisogna assolutamente pagare due le prese in atù. E il modo corretto di giocare questa figura è di muovere le cuori dal morto verso re dama, perché se l'asso è piazzato bene, a quel punto il problema viene risolto. E allora qui è normale prendere con la donna di quadri. E poi giocare cuori, mettiamo che questo est stia basso, noi facciamo la presa con il re, poi andiamo al morto con la picche per ripetere la stessa operazione e rigiochiamo cuori. Adesso qualsiasi cosa faccia est, come vedremo adesso se prende, alla fine adesso pagheremo, non essendoci taglio a fiori, qualsiasi cosa faccia, mettiamo che torni quadri. Noi abbiamo la possibilità adesso di togliere di mezzo l'ultima tour degli avversari, a giocare su picche per il morto e abbiamo ancora l'ingresso in mano per poter scartare una perdente di fiori sulla donna di picche, come avevamo previsto. E il contratto è mantenuto. Quindi, come vedete, bastava muovere correttamente l'insieme di cuori e si manteneva il contratto. Ma torniamo indietro, vediamo che cosa, qual è la sorte invece di chi invece ha giocato tre senza, passo passo, qui aperto di un senza, passo due quadri, passo due cuori, Carlo, tutto come prima. scusami se ti Sì, disturbo. sì. Volevo dire, tutti quelli che mi stanno ascoltando, che stanno ascoltando Carlo per radio, per vedere le mani devono venire al tavolo, quindi venite al tavolo dove c'è Nonno K e dove ci sono io, così vedete le carte e con la radio la sentite. Quindi se sentite, dovete, per vedere le carte, Paola 21, che mi dici che senti ma non vedi le carte, per vedere le carte devi venire al nostro tavolo, va bene? Grazie, scusami Carlo. Prego. Allora, vediamo invece la sorte che hanno subito quelli che hanno giocato tre senza. Vediamo, attacco fante di quadri. Ora, quando vi trovate di fronte a questa situazione, attenzione, voi dovete già immaginare, avendo il fitto 5-3, avete preso una decisione, va benissimo, ma sappiate che molto probabilmente la stessa decisione non è stata presa dagli altri tavoli, cioè agli altri tavoli giocheranno, in molti altri tavoli giocheranno quattro cuori. Ora, cosa vuol dire questo? Perché faccio questo discorso? Che se ci sono quattro cuori e voi fate tre senza soltanto, prendete mano brutta. Quindi in questa mano qui, ora, non solo bisogna giocare
Adesso per fare 3 senza se gli avversari vanno sotto a 4 cuori, ma bisogna fare 3 senza più 1 se gli avversari invece fanno 4 cuori facilmente. Ora sembra che qui giocando a senza succeda la stessa cosa di prima, ma vediamo un po': se uno gioca come prima, donna di quadri, commette un grave errore e vediamo perché. Adesso gioca cuori, questo sta basso. Adesso cosa facciamo? Andiamo a morto a picche e rigiochiamo cuori. Ora può succedere questo fatto, che est prende con l'asso. Adesso est sa che sud c'ha il re secco di cuori e può tagliarvi i punti. Adesso se vi gioca picche vi massacra. Perché adesso, vedete, noi prendiamo con l'asso di picche è morto, ma non riusciamo più a incassare dei cuori. E quindi qui il contratto di 3 senza comincia a essere in grave pericolo, anzi, qui si va sotto. E allora vuol dire che è stato commesso un grave errore alla prima carta. Torniamo indietro. Dovete evitare questa cosa qui. E allora che si fa se si gioca 3 senza? Vi faccio vedere, perché il problema, vedete, sembra, è automatico prendere con la dama di quadri a morto, ma giocando a quattro cuori va benissimo, giocando tre senza no. Giocando tre senza bisogna prendere di mano a quadri. Si va al morto a picche e si fa lo stesso giochino. Adesso si gioca cuori verso la mano. Questo sta basso, noi prendiamo pure. Andiamo di nuovo al morto a picche. E adesso rigiochiamo ancora cuori. E vedete che adesso che faccia quello che vuole, ma nessuno mi impedirà di andare al morto perché io ho conservato quella preziosissima donna di quadri. Ora, qualsiasi cosa faccio gli avversari, mettiamo che giochino picche o giochino fiori o giochino quadri, non avrò più alcun problema perché io posso prendere. Qui incasso la donna di cuori. E ho mantenuto preziosa la donna di quadri al morto per poter incassare le due cuori e farò 3 senza più 1. Quindi, come vedete, 3 senza era più difficile di 4 cuori, però vi fa fare il top della mano. Attenzione sempre alle comunicazioni, coordinate bene i passaggi. Vedete qual è la differenza tra giocare a senza tu e in a tu. Vediamo mano numero 2 invece che cosa è successo. Allora, in questa mano est apre un senza, sud dichiara passo e ovest dichiara 3 senza, la licita sbrigativa che è accaduta in tutti i tavoli. Mettiamo che qui attacchi a picche. Adesso contiamo le prese qui. Attenzione, qui abbiamo di sicuro due prese di picche e quattro prese di quadri. Ce ne servono tre. La cosa, però, attenzione che a picche abbiamo asso dei secchi. Ora noi dobbiamo passare per l'asso di cuori e l'asso di fiori degli avversari. Quindi dobbiamo subito cominciare a prendere delle decisioni. Giocare cuori non ha senso perché se gli avversari prendono e ci rigiocano picche, poi a quel punto lì. Anche se dovessimo fare due picche, due cuori e quattro quadri, arriviamo a 8. Bisogna fare 9 prese. La cosa più logica è tentare di fare le prese a fiori. E a fiori è possibile fare 3 prese, certo, però bisogna muoverle nel modo corretto. Cioè, quando avete fante 9 quarti, questa figura qui, fante quarto, per re dama quarti, dovete sempre muovere, a meno che non siate costretti. Ma se avete la possibilità, muovete sempre, muovete una cartina verso i due onori, perché nell'eventualità che Nord abbia l'asso secco, l'asso secondo, l'asso terzo, voi riuscite a fare le prese attraversando l'asso. Se c'è la Sud, mettiamo questa mano qui, come vedete, Nord c'ha asso 10 quarti, se li avessi avuto il Sud non cambia nulla, muovendo piccola fiori verso il re e poi di nuovo piccola fiori verso la dama, anche se avesse, se al Sud c'ha asso 10 quarti, tre prese di fiori le faremo sempre. E allora che si fa in questa mano? Si prende a picche,
obbligatorio, non abbiamo altro, si va al morto a quadri e si muove fuori dal morto. Ecco, supponiamo che adesso, se il re di fiori fu presa, si ritorna di nuovo morto a quadri e si ripete la stessa operazione, fiori dal morto. Vedete, se in ordine consumerasse, noi faremo quattro quadri, tre fiori e due picche. Ma mettiamo che succeda questo fatto qui, che in ordine c'è asso 10 quarti. Abbiamo il nostro problema adesso, lo spostiamo. Abbiamo fatto due prese di fiori. Due prese di picche le faremo, quattro prese di quadri ce ne basta una a cuori. Ora che abbiamo rubato due prese di fiori, giochiamo a cuori e ci siamo portati a casa il nostro contratto. Tutto chiaro? Vedete, bisogna muovere i segni giusti. Se avesse avuto asso 10 quarti, vedete, se le fiori sono divise, è indifferente come muove, però noi in questo modo ci siamo presi la cautela contro la quarta di fiori nord. E se l'avesse avuta a sud della quarta, beh, se l'avesse avuta a sud non c'erano problemi, perché poi quando batto il secondo giro di fiori vedo nord rifiutare, basta fare un pass a di fiori. Mano numero 3. Dunque, qui sud apro fiori. Nord dichiara un picche, sud dichiara un senza, che è una mano 12-14 bilanciati, e adesso anche qui ci sono alcuni nord che hanno deciso di giocare 3 senza. Vediamo che cosa succede a quelli che hanno giocato 3 senza. Nulla di particolare, perché in questa mano qui, qualsiasi attacco ci sia, mettiamo anche l'attacco cuori, il più cattivo, vedete, avete 5 prese di picche, una presa di cuori, una presa di quadri e due prese di fiori. Tre senza sono di battuta con qualsiasi attacco ed è quasi impossibile riuscire a farne di più perché è difficile ricavare qualche presa in più a fiori oppure a quadri e ci sono nove prese. Ma vediamo invece che cosa è successo a quelli che invece hanno fatto una dichiarazione un po' più articolata. Diciamo che sul senza hanno dichiarato due quadri o due fiori. Per chiedere al compagno se aveva la terza di picche, e scoperto che il compagno ha la terza di picche, decidono di giocare quattro picche. Ecco, quattro picche è una giocata più tecnica, ma chi riesce a fare quattro picche batte tutti quelli che hanno giocato tre senza. Come vedete, adesso in questa mano qui, noi abbiamo, li abbiamo contate prima, abbiamo nove prese di battuta, cinque a picche, una a cuori, una a quadri e due a fiori. Vediamo che cosa succede in questa mano giocando a picche. Se est attacca in qualsiasi seme diverso da tu, ecco, supponiamo che attacchi i fiori, tanto per, oppure cuori, non cambia nulla. Vedete che qui per fare quattro picche basta semplicemente tagliarsi una quadra al morto. Qui si prende, si gioca subito asso di quadri e quadri. Gli avversari non fanno più in tempo, incasseranno due prese di fiori, una presa di cuori, ma io farò in tempo a tagliare la quarta quadri al morto. Perché? Perché ho tutto il tempo a mio favore. Ma vediamo che cosa succede invece se troviamo avversari che mi attaccano a tu. E questa è la cosa più complessa. Perché? Perché qui adesso, per fare la decima presa, in teoria dovremmo riuscire a fare sempre questo benedetto taglio al morto dalla parte corta, cioè tagliare una quadri. Ma il problema è che se le quadri non sono divise 3-3, e adesso questi tutte le volte che mi prendono mi giocano a tu, mettiamolo a tu, mettiamo io prendo e gioco quadri. Questo qui prende, io posso fare asso di quadri e quadri, non cambia nulla, no? Mettiamo che io giochi. Andiamo indietro, metto una piccola qui, mettiamo che questo giochi asso di quadri e quadri, perché il suo scopo è quello di tagliarsi una cosa. Questo prende e mi gioca ancora tu. Vedete che mi sta massacrando. Io adesso posso giocare ancora quadri, ma questo qui niente da fare, insiste a prendere e mi gioca ancora tu. E io resto lì impantanato a fare solo le nove prese. E allora che si fa? Si torna indietro. Indietro tutta. Quando avete questa situazione qui,
dovete sempre guardare dal punto di vista del morto che cosa succede. Allora, grazie. L'attacco picche si grazie. Prende. Vedete, tagliare la quarta quadra è difficile, ma perché dovete tagliare dalla parte corta? Invece provate a immaginare se riuscite a fare tutti i tagli dalla parte lunga. Avete tutti gli ingressi, invece di preoccuparvi di tagliare la quadra, tagliate le due fiori, tagliate una cuori, quindi dopo aver preso si gioca subito asso, re di fiori. Vedete come vi diventa il morto rovesciato, è una manovra tecnica, ma la dovete imparare bene. Asso di fiori, re di fiori, ora si va al morto con l'asso di quadri e si provvede a tagliare una fiori. Per tranquillità la tagliamo sempre alta, perché tanto così non prova. Adesso andiamo al morto con l'asso di cuori e insistiamo e tagliamo ancora fiori, sempre alto, per evitare eventuali surtagli. Arrivato a questo punto, vedete, noi siamo riusciti già a fare 7 prese. Adesso giochiamo cuori, che facciano quello che vogliono. Mettiamo che questo prenda, per giocare ancora tu. La cosa non ci fa nessun fastidio, prendiamo con i 10. Ora ci tagliamo ancora l'altra cuori e siamo arrivati a 10 prese. Vedete, io ne ho già fatte 9. E ancora l'asso del tuo è morto. Difficile? Insomma. Mano numero 4. Dunque, qui ovest ha aperto, apre di un senza, nord dichiara basso, est dichiara due fiori. Dall'altra parte dichiara due quadri, non ha nobili, e adesso qui, est che ha quelle belle carte lì, si trova in mano con 18 e il compagno ha aperto innocenza. È vero che non ha i nobili, però voglio dire, quelli che hanno dichiarato 6 senza hanno fatto una dichiarazione corretta. Vediamo un po' che cosa si fa a 6 senza. Dunque, osservate attentamente queste carte, perché il gioco di eliminazione, che qualcuno avrà senz'altro, molti di voi già conoscono, è conosciuto di più quando si gioca in atù, è un po' meno quando si gioca senza atù. Voi vedete che il nord ha un attacco difficile, si attacca in un seme nero o a picche o a fiori, regala subito la 12ª presa, quindi è normale che il nord attacchi per non regalare nulla, quindi diciamo che attacchi cuori oppure quadri. E contiamo, abbiamo 11 prese. La 12ª sembra che debba venire dalle fiori, oppure dalle picche, dalla fase di picche. Eppure questa figura qui a fiori, asso, dama, 10, è una figura che voi normalmente avete già visto quando si gioca in atù, cioè se voi riuscite ad arrivare al finale in cui giocate piccola fiore e superate di misura qualsiasi carta metta sud, superandola con il 9, e dovete però costringere quello che prende a rigiocare fiori, oppure a rigiocare in qualche altra parte dove vi regala la presa. E dov'è che può regalarvi la presa? O a fiori o a picche. Cosa vuol dire questo? Che li dobbiamo togliere tutte le carte rosse che hai in mano. E allora via, si procede. Cuori, si incassa anche l'altra cuori, e a vedere, fra poco arriveremo a un finale in cui il contratto diventa facile. Via, incassiamo anche le quadri, dama di quadri, fante di quadri, e ancora quadri, vedete. Abbiamo l'asso di quadri, però per il momento attenzione, intanto incassiamo asso re di cuori, gli dobbiamo togliere tutte le carte a nord. Ecco, adesso non bisogna commettere, abbiamo pulito gli avversari di tutte le carte rosse, abbiamo l'asso di quadri buono, ma se noi incassiamo l'asso di quadri, che ci scartiamo su?
Ora non ci possiamo scattare una picca perché poi a quel punto lì è vero che noi possiamo giocare piccola fiori a 9, ma Nord può prendere e giocare picche senza regalarci nulla. Non è necessario incassare un asso di padre, lo incasseremo dopo. Ora è venuto il momento di giocare fiori. E qualsiasi carta metta su di noi la superiamo di misura. Se qui mette l'8, mettiamo il 9, se mette il 10, mettiamo la donna. Vediamo un po' che cosa succede. Che ci va, Nord prende, ma quasi avendogli tolto tutte le carte rosse, qualsiasi cosa gioca, regala la nostra dodicesima presa. Come vedete, se gioca fiori, ci regala la presa di dama di fiori. Poi noi possiamo andare a morto a picche, incassare anche l'asso di spade. Se gioca picche, ci regala la presa di fatto di picche. Poi noi andiamo a morto con l'asso di picche, sull'asso di quadri buttiamo la donna di fiori. Se Sud avesse messo i 10 di fiori, avesse messo i 10 o i fanti di fiori, è la stessa cosa. Mettiamo qui che metta i 10 o i fanti, noi mettiamo di donna. E come vedete, Nord può prendere, ma abbiamo la forchetta a fiori in mano. Qualsiasi cosa giochi, o picche o fiori, arriva puntuale la nostra, la dodicesima presa agognata. Mettiamo che giochi picche, noi prendiamo con i fanti. Andiamo a morto con l'asso di picche e allora è venuto il momento di incassare l'asso di quadri per buttarci via la donna di fiori. E poi reclamiamo le ultime due prese. Gioco di eliminazione anche a senza tu. Mano numero 5. Dunque, vediamo un po', qui alcuni hanno aperto quattro picche, altri hanno aperto un picche, ma vediamo un po' che cosa è successo. Un picche, est dichiara contro, mano tipica, sud dichiara sul contro. Ecco, adesso qui ci sono alcuni ovest hanno dichiarato, altri hanno detto passo. Vediamo qui, mettiamo che alcuni abbiano detto due fiori. Nord, ovviamente, con quelle carte dichiara tre picche o quattro picche. Dopo il sul contro del compagno non ha neanche bisogno dell'appoggio. Certamente è vero che il compagno ha detto sul contro, ma non ave, Nord non ha le carte con cui poter punire due fiori, due cuori da parte degli avversari. Quindi con quelle carte è corretto dire quattro picche. Ora, ci sono quelli che hanno difeso a cinque fiori e hanno fatto bene perché a cinque fiori si va sotto, solo sotto di una, ma quelli che gli hanno fatto giocare quattro picche, perché il problema è questo, quelli che hanno difeso contro che cosa? Contro un contratto che forse non si fa. E vediamo un po' come si fa a fare questo, perché molti hanno giocato a quattro picche, ma non sono riusciti a realizzarle. Contiamo, vedete, abbiamo sette prese a picche, una a cuori e una a fiori. Nove. Apparentemente sembra che qui tutto dipenda dalla posizione dell'asso di quadri. Ma dopo il contro di quadri, diciamo che le probabilità che l'asso di quadri sia storto dopo il contro di est sono altissime. E allora qual è la soluzione alternativa? Vedete che anche giocare, se noi adesso prendiamo e poi battiamo la tua e giochiamo cuori, anche in quel caso lì dovremmo sperare che est abbia re dama di cuori, perché se troviamo un pezzo di cuori dall'altra parte, appena prende ci mette sotto quadri, siamo punto a capo, corriamo il rischio di pagare, anzi. Se ci va male la cuori, l'asso di quadri è sicuramente malmesso e quindi corriamo il rischio di pagare una cuori e tre quadri. Eppure, in questa mano qui dobbiamo approfittare delle occasioni. E l'occasione è questa: non prendiamo sul re di fiori. Finché prende ovest, non ci fa nessun fastidio. Cosa può fare ovest? Mettiamo che torni fiori, ma anche se dovesse giocare cuori, non cambia nulla. Ora prendiamo. E ci buttiamo via una cuori e approfittiamo dell'occasione per tagliare l'ultima fiori, la tagliamo pure alta. Ora andiamo al morto a picche. Vedete che abbiamo tutte le picche del morto, sono come asso e dama. Adesso possiamo giocare anche asso di cuori. Non ha importanza chi, dove sono i pezzi di cuori, che siano tutti in nord, tutti in sud, la cosa non ci fa alcun, non, perché giochiamo i fanti di cuori e scattiamo quadri. Mettetelo dove volete i pezzi di cuori, da una parte all'altra, vedete che adesso est in presa. Che fa? Anzi, diciamo che il gioco corretto sarebbe stato quello di giocare due giri di picche.
secondo giro di pique per togliere proprio di mezzo. E adesso giochiamo cuori. E scartiamo. Se noi la giochiamo così. Certo che se l'ovest mette un pezzo di cuori, è invece corretto battere un solo giro di picche. Ecco il motivo per cui si batte un solo giro di picche. Ora si gioca cuori, perché se per caso questo copre, noi lo tagliamo. Andiamo di nuovo al morto con la picche. Le atù non ce ne sono più, adesso giochiamo ancora a quadri. Ed ora scartiamo. Se dovesse coprire ancora, improbabile perché con il contro degli est è tutto improbabile, ma se copre ancora noi lo tagliamo, ancora andiamo a morta picche, abbiamo 9 vincenti. Ma voi vedete che questa è la situazione. Adesso che fa est? Deve per forza adesso o giocare taglio e scarto, o incassare l'asso di quadri, oppure giocare cuori. E in un caso o nell'altro è arrivata la decima presa. Quindi quando la situazione è disperata, voi vedete che questa mano qui, se avesse avuto re dama di cuori, certo che con re dama di cuori in est era tutto facile, cuori, bastava mettere il 9, faceva preso, oppure se metteva la donna, prendevamo di asso, ritornava. Ma il pericolo è che ovest abbia un pezzo di cuori. Allora, per sventare questo pericolo, non facciamo in modo che non prenda mai. Mano numero 6, vediamo qui. Sud dichiara passo, ovest dichiara un picche, nord dichiara passo, est dichiara due picche. Fino a qui è tutto normale. Adesso qui, chi quelle carte lì, c'è chi si è accontentato di giocare quattro picche, c'è chi invece ha cominciato a spingere, a fare le cupide, quando ha scoperto che il suo compagno aveva la cupide di quadri, magari poi può scoprire che addirittura che è di singolo, e ci sono quelli che ne hanno giocate sei. Ma io adesso ne gioco, dato che la maggior parte ha giocato quattro, ne gioco anch'io quattro, ma vediamo come si fa a farne sei, perché il problema di questa mano è, con l'attacco a tu, come si gioca? Vedete, se non ci fosse stato l'attacco a tu, qui era semplice perché, come vedete, abbiamo la possibilità di tagliare, no, se non riceviamo l'attacco a tu possiamo anticipare quadri e poi anche se ci giocano a tu per loro è troppo tardi perché facciamo in tempo a tagliare tre quadri a morto. Una la cediamo, tre le tagliamo e una va a finire sul re di fiori. Ma con l'attacco a tu, qui, questa mano presenta qualche problema. Perché adesso se noi prendiamo, e adesso che si fa? Perché questo è il problema di questa mano qui. Ora, questa mano qui, se uno anticipa quadri, gli avversari potrebbero prendere e di giocare a tu. E a questo punto... Io sto parlando di quelli che ne hanno giocate 6, chiaramente, no? Perché qui è chiaro che per farne 4 non ci sono problemi. Adesso uno più prende, adesso non fa più in tempo a realizzare 12 prese. Perché come vedete c'è uno scarto di una quadra, la andrà a finire sulle di fiori, ma l'altra, una dovrà consegnare due se le taglia, ma poi ce n'è ancora un'altra pendente. Eppure in questa mano c'erano 12 prese. Bastava rispettare i tempi giusti, anche con l'attacco a picche. Vi faccio vedere che cosa bisogna fare, perché bisogna sfruttarle tutte le possibilità. Abbiamo ricevuto l'attacco a picche, abbiamo fatto la presa, eppure è così semplice. Anticipiamo, dobbiamo anticipare l'affrancamento della quinta a cuori, che è più facile. Cuori e cuori taglia. Tagliamo pure altro, la cosa non ci fa paura. Adesso è venuto il momento di giocare quadri. Ora, mettiamo che questo togli picche. Benissimo, adesso non avremo più problemi. Picche, giochiamo cuori e la tagliamo.
Adesso tagliamo la quadri. Adesso tagliamo ancora un'altra cuori e voi vedete com'era la questione. Affrancavo le quinte cuori. Adesso possiamo sbloccare tranquillamente anche l'asso dei fiori. Ci tagliamo ancora una quadri. Abbiamo il re di fiori su cui buttiamo via una quadri. Lasciamo perdere il fatto che sia caduto attorno ai fiori perché qui non conta. Adesso abbiamo il fante di cuori vincente e poi facciamo l'asso di cuori. Quindi, vedete, bisogna assolutamente giocare immediatamente asso di cuore e cuore taglio. Perché giocare immediatamente quadri, gli avversari ci giocano a turno, siamo fregati, restiamo solo a 11 preti. Invece, in questo modo, noi abbiamo la possibilità di affrancare la quinta al cuore del morto. E non ci costa nulla questa operazione. Tosta, Ma no, tosta. però. Mefisto ha scritto tosta. Anche qui, questa sarebbe proprio classica mano del tema della serata. Questa mano qui, come vedete, La sette. alcuni hanno giocato sei cuori. Qui la dichiarazione su d'aperto di un cuore, passo. Adesso a seconda dei sistemi c'è chi ha dichiarato due senza tu forzando a mance. Qui ha dichiarato quattro cuori per dire che aveva la mano minima. Dall'altra parte non ha ceduto, ha continuato, ha proseguito, ha fatto picche, ha fatto cubidra, chiesto di assi, insomma, non ha deciso che voleva giocare slam. Ora il problema di questa mano è, come vedete, supponiamo che si fermino a sei cuori. E qui c'è l'altra questione. Come vedete, sei cuori non è un contratto difficile, però attenzione. C'è qualcuno che con le carte di Nord, avendo tutto quel mazzetto lì, con l'apertura del compagno, pur sapendo di avere il fitta enorme a cuori, può decidere di giocare senza tu, soprattutto in un match. E voi vedete che in questa mano ci sono 5 prese di cuori, 2 prese di picche, 4 prese di quadri, più una fiori, ci sono 12 prese di battuta. 12. 5 cuori, 4 quadri, 9. 2 picche 11 e una fiori 12. Ora, quelli che giocano 6 cuori devono cercare di recuperare di questa mano qui. È possibile farne 7? Perché è chiaro che giocando senza tu, adesso quelli che giocano 6 senza, è difficile che facciano 13 prese, perché da dove può venire fuori la tredicesima? Faranno 5 prese di cuori, 4 quadri, 2 picche, una fiori, ma la tredicesima non viene fuori. Mentre invece, ecco, la potenza del gioco in A2 è proprio questo, è che in questa mano si possono fare 7 cuori tranquillamente. In che modo? Voi vedete che abbiamo la possibilità, asso secondo di fiori dalla seconda, di scartare, dopo aver battuto le A2, di scartare una fiori del morto sulla quarta quadri. E diventa una passeggiata a fare 7 cuori. Però naturalmente il nonno K ci mette sempre la difficoltà in più. E allora, asso di fiori, il gioco normale, uno dice, adesso asso di cuori, se tutti rispondono, la mano è finita, si fanno 7. E invece, guardate un po' cosa succede, vi ho messo la 4-0. E adesso come si fa a fare 7 cuori? Per quelli che hanno deciso di fare 6 cuori più 1. Perché adesso non possiamo battere, scartare, la fiori sulla quarta quadri sarebbe stato comodo, bastava trovare dei cuori divisi in 2-2 o 3-1, si battevano tre giri di cuori, poi si incassavano le quadri, via la fiori, poi si tagliava la fiori, era tutto semplice. Adesso tutta questa operazione non è possibile farla. E allora anche qui si gioca il morto rovesciato, si guarda sempre dal punto di vista del morto. Voi vedete, la fiori può essere scartata sulla quarta quadri, qual è il problema? Bisogna tagliare 2 picche del morto. E allora, dopo aver fatto il primo giro di cuori, si procede in questo modo. Re di picche, asso di picche e picche taglio. Vedete che io non ho nessun problema a tagliare di picco perché ho visto Ovest rifiutare. Ora vado al morto con la donna di quadri. E gioca ancora picche, che faccia quello che vuole Est. Se Est taglia di 10, lo sottaglio con l'infanta. Batterò tutte le A2 e come vedete ho fatto 13 lire. Se Est non taglia, taglio io di piccola.
Adesso batto le tue e ho fatto le mie 13 prese. Adesso incasso le tre quadri, quindi sempre osservate sempre le mani dal punto di vista del morto. Quando avete visto la 4-0, a quel punto lì non si poteva più mantenere il contatto, ma bastava rivedere la situazione. Invece di tagliare la fiori che avevate in mano, di scartarla sulla quarta quadri per tagliarla a morto, dato che questa operazione non si può più fare, si provvede diversamente. Invece di tagliare al morto la nostra fiori, proviamo a tagliare le due picche del morto, le tagliamo in mano. Il fatto che ci siano le A2 4-0, la cosa non ci preoccupa, perché se taglia di piccola, se taglia, noi lo possiamo sottagliare con i fanti. Mano numero 8. Vediamo, allora, qui, anche qui una mano un po' particolare, c'è chi ha aperto due senza, c'è chi ha aperto di un cuore, vediamo un po', quelli che hanno aperto di un cuore si sono trovati che di fronte ha dichiarato un senza. Passo, e adesso che si dichiara con un giocando naturale? Beh, giocando naturale è chiaro che con quelle carte, adesso avendo 20 punti in mano, il compagno deve averne almeno 5 o 6 perché ha detto un senza. E si dichiara tre senza. Chi fa la Gazzilli userà la Gazzilli, ma scoprirà che comunque il suo compagno ha meno di 8 punti e comunque il contratto finale sarà tre senza. Attenzione, perché qui in questa mano molti hanno commesso degli errori. Classico errore. Vedete qual è l'errore? Quello di non di giocare senza contare le prese. Contiamole. E non toccate nessuna carta del morto. Qui io ho visto molti che hanno giocato questa roba qui, hanno preso col fante di picche in mano, perché l'illusione ottica dice che bello, mi ha attaccato a picche dove ho le fante, senza rendersi conto che in questo momento il contratto è in grave pericolo. Perché dopo aver fatto questa presa, adesso cosa facciamo? Giochiamo quadri? Fare la passa non ha senso, battiamo in testa? Ecco, molti hanno battuto in testa le quadri. Hanno ceduto la presa alla donna, ma adesso Gesù, ma come faccio io a rientrare in mano per incassare le quadri? Mettiamo che questo qui adesso Nord prende e mi giochi picche. Adesso siamo al morto, che si fa? Molti hanno giocato fiori, però qui la situazione è la seguente, che se Sud adesso prende e non gioca picche, gioca cuori. Che facciamo adesso in questa mano? Carlo, posso disturbarti un attimo? Sì. Dunque, Drima dice che non sente. È solo Drima che non sente o c'è qualcun altro che ha problemi di ascoltare? Sentite tutti quanti bene? Ah, non mi rispondo. Ah, sente bene, ok. Gli Allora, altri sentono. sì, è tutto a posto. Quindi Scusa, Carlo. vedete come è stato massacrato questo contratto dal dichiarante. Certo che poi se troviamo gli avversari che ci insistono ancora a picche, ci fanno entrare in mano, ma se gli avversari adesso non ci giocano più picche, noi in questa mano qui adesso finisce che paghiamo tre prese di fiori, la presa di quadri e un'altra presa a cuori. E qui sempre il solito discorso. Non toccate una carta senza aver fatto il piano, e il piano deve essere semplice. Contate le prese, guardate un po', avevate 9 prese di battuta, non c'è bisogno di fare 3 prese di picche, voi avete bisogno di fare 4 prese di quadri. Voi quando fate, anche se non cade la donna di quadri, voi fate 4 prese di quadri, 3 prese di cuori e 2 prese di picche, ma bisogna passare l'asso al morto di picche. Perché il vostro unico ingresso è proprio lì, con re e fante di picche. Adesso si gioca quadri. Giocheremo quadri, quadri e quadri fino a farli stufare, fino a quando non consumano la donna se non cade. Ma adesso io intanto mi sono assicurato le mie 9 prese. Adesso che giochino quello che vogliono, possono incassare tre fiori, ma se mi giocano picche, ecco che io prendo con il re. E adesso mi incasso le due quadri e poi ho le tre cuori ancora da incassare. Attenzione a non bloccarvi da soli.
mano numero 9, nord di Carapasso, e sta a cuori. Sud interviene un picche. Ecco, molti a ovest che contro Sputnik, mano classica, cioè almeno no, c'è cioè 9 punti. Contro vuol dire proprio questo: abbiamo la prevalenza dei punti, cioè contro normalmente sull'apertura del compagno l'intervento avversario promette almeno 9 punti. Questo è il principio. Ora, qualsiasi cosa dica nord, mettiamo nord, dica passo. Est con quelle carte, adesso sapendo che il compagno ha almeno 9 punti, adesso con quelle carte, non, certo c'è l'asso di picche, ma che cosa può giocare con questa mano? Quindi adesso con quelle carte si dichiara tre cuori, per far capire che abbiamo non una mano minima, ma abbiamo una mano media. E di fronte ai 9-10 punti da parte del compagno, se ha l'appoggino a cuori possiamo giocare manche. E infatti arriva a 4 cuori. Cioè dire 2 cuori è proprio da pessimisti. Quando il compagno ci ha detto che è almeno 9 e noi abbiamo 15 con la sesta bella, cioè dire 2 cuori significa che cioè, abbiamo dichiarato come se avessimo un asso in meno, un re in meno. Adesso un po' di attenzione al gioco, perché qui questa mano. Apparentemente sembra che noi abbiamo una potenziale perdente al cuore, ci manca la dama. A picche null, però attenzione, perché dico null? Perché dobbiamo tagliare le picche. Però c'è anche un problema, perché qui c'è stato l'intervento a picche di sud, e quindi qui adesso tagliarsi le picche corriamo il rischio di beccarci sul taglio, perlomeno sulla seconda, sul secondo taglio, perché certo io posso fare un taglio con il re di picche. Ma sulla seconda picche che taglio al morto con il 9 posso beccarmi sul taglio. Ma la cosa non mi fa paura perché, in fine conti, questa mano cosa posso fare? Posso pagare a tutta più due pesi di 4 e un sul taglio o un taglio con la donna di cuori. Ecco, qui bisogna soltanto usare la minima cautela. Si prende con l'asso, si va al morto con l'asso di fiori. E poi si gioca picche nel porto. Questa è una precauzione contro l'eventuale rischio che il Sud abbia detto un picche con la sesta, perché ha detto un picche, può avere 5 carte, ma può avere anche 6. Invece, vedete, in questo modo, se il Nord dovesse tagliare, ci taglia la cartina, non ci taglia l'onore. Ora che è passata la seconda picche, adesso procediamo tranquilli, giochiamo picche. Naturalmente non la tagliamo con il 9, ma la tagliamo con il re. Rientriamo in mano con un taglio a fiori, possiamo tagliare anche di 7 tranquilli e adesso procediamo a tagliare l'ultima picche. Se ci sottaglia, la cosa non ci preoccupa, ci sottaglia, ma alla fine pagheremo due quadri e il sottaglio della nostra quarta picche. È fine della puntata. Ultima mano. Est dichiara passo, sud apre usenza, ovest dichiara passo, non ha nulla da dire, e nord dichiara due, attenzione, vediamo un po', qui ci sono due scuole, c'è cioè chi dichiara due fiori con le carte di nord per sapere se il compagno c'è la quarta nobile e va benissimo, oppure c'è chi fa il transfer, prima a cuori per poi dichiarare le picche, per far capire comunque che ha cinque cuori e quattro picche. Sì, in un caso, che nell'altro, mettiamo che dica due fiori, sud dichiara due cuori e abbiamo trovato già il fit e il contratto sarà a quattro cuori. Avesse detto due quadri, a maggior ragione, qui dopo qui dava il fit, dichiarava due cuori, dall'altra parte qui dichiarava le picche e si arrivava comunque a quattro cuori. Ora, attenzione a queste mani qui, perché sembrano semplici, semplici, facili, eppure poi magari si cade. Perché in questa mano ci sono due perdenti di fiori, sembra, e una forse probabile perdente di picche. A cuori non dovremmo avere problemi, ne abbiamo 9, però c'è sempre lo zampino qui. Mettiamo attacco re di fiori, che esta prenda con l'asso sul re, e poi continui i fiori. Ecco, questo controgioco qui puzza lontano un chilometro della situazione delle fiori. Ora, sul terzo giro di fiori, tagliare, in questo caso qui, ci porta al disastro.
adesso gli avversari mi tornano quadri o cuori, qualsiasi cosa, io alla fine sono una picca da pagare, mi va male la pasta e alla fine vado sotto. E dovevamo prevederla questa cosa qui. Che si fa? Sulla terza fiori non sono ordini mica i dottori di tagliare. Vedete, noi abbiamo la possibilità di scartare una picche su una picche del morto sulla nostra terza quadri. Quindi in teoria non servirebbe a nulla. Ma in questo caso qui, come vedete, io sulla terza giro di fiori non lo taglio, scarto una picche. Che facciano quello che vogliono. Ora, mettiamo che la situazione sia questa. Ora, io ho sempre la possibilità di scartare una picche sulla mia terza quadri, ma ora picche non le pago più. Qualsiasi cosa facciano gli avversari, mettiamo che giochino picche, vedete, cosa può succedermi adesso? Nulla. Posso prendere anche con l'asso di picche, battole a tu. E voi vedete che cosa succede adesso. Adesso sblocco asso re di quadri. Adesso rientro in mano con il re di picche. Sulla donna di quadri butto via la picca cattiva e la mano è finita. Ok? Bene. Spero che vi siate divertiti, ci Sì, vediamo martedì volevo prossimo. dire Carlo che a tutti quanti che nella playlist li trovano tutti quanti e li sto aggiungendo piano piano quelli di tutti gli anni che c'erano già da prima, quindi basta che vanno sulla playlist che li trovano tutti, quindi da domani lo troveranno anche questo. Buonanotte, grazie Carlo e grazie a Ciao, tutti. ciao, per Ciao, tutti. buonanotte, Ciao. buonanotte. Aspetta che chiudo la radio. Ok, chiuso. Allora, chiudiamo questo. Stop.